Ciao ragazzi, bentornati nel canale. Oggi vi mostro un'altra versione della mia ventola radiale, quella che ho spiegato in un video precedente. Ho fatto una versione più piccola che può essere usata con diversi tipi di motore. Ne ho realizzate quattro per arrivare alla versione finale ottimizzata, che è questa qua. Allora, questo l'ho stampato con la 3D Rag a 02. In pla, questa l'ho stampata in pla con la X5S perché è l'unica che mi fa un cerchio quasi perfettamente circolare. Poi il supporto del motore l'ho fatto in ABS, stampato con la C5. Ora, iniziamo col dire che il test è stato eseguito nella stessa maniera dei precedenti, utilizzando questa scatola qua. Praticamente 783 centimetri quadrati di superficie. Poi, come potete vedere qua nelle immagini, sostanzialmente ho impostato un voltaggio. Ho iniziato a caricare la scatola di pesi. Quando sono arrivato al peso di solo scivolamento, mi sono segnato la corrente, ho misurato il numero di giri, gli RPM. E ho segnato il peso e sono passato al successivo valore. Poi successivamente ho fatto i calcoli di pressione e di wattaggio di consumo. Un'altra cosa, durante i test ho raggiunto un limite che è intorno agli 8000 giri. Anzi, un po' inferiore, dipende dai casi, dove la ventola non riesce, scivola sull'albero del motore, anche se gli mettete la colla, arriva a un punto che si stacca e viene aspirata in fuori. Un altro problema che ho avuto è praticamente delle oscillazioni. Delle brutte oscillazioni in certe situazioni qua al limite, le potete vedere qua. Praticamente qui mi entra in oscillazione con l'elasticità della scatola e tutto il resto. Guardate. E quindi diciamo a queste pressioni limite iniziava a essere difficile andare oltre. Bisogna prevedere un test diverso. Ora diamo un'occhiata ai risultati. Allora, questa è la ventola, la prima ventola, la ventola A. Questa è la B. Questa qui. Qua dietro abbiamo la C e questa è la D. Ok? Quindi se volete analizzare meglio i numeri,
Io adesso farò un riassunto dei risultati, perché sennò ci sarebbe da fare tante considerazioni. Allora, per iniziare, diciamo, la ventola A la escludiamo, quindi questa parte qua la escludiamo, perché rispetto alle altre ho modificato l'ingresso e l'uscita, per cui diciamo era il primo prototipo, giusto per farmi un'idea. Ora noi abbiamo praticamente, questa è la ventola B che è uguale alla ventola C, l'unica differenza è che ha uno sviluppo assiale maggiore di 8 mm. Quindi paragoneremo queste due ventole. Poi in ultimo possiamo paragonare queste due per vedere la differenza ottimizzando l'ingresso. Ora, giusto per la cronaca, queste sono due misure che ho ripetuto perché non mi tornavano bene i conti. Qui, intorno ai 6.000 giri, il motore ha un problema e va in oscillazione e quindi ha un rendimento minore, per cui causa una leggera inflessione nell'andamento della pressione. Lo si può vedere qua e lo si può vedere anche in questa più corta qui e intorno a qua, a qua. Quindi diciamo è un dato viziato dal motore. Bene. Allora, noi consideriamo il numero di giri e la pressione, possiamo notare che tra questa e questa, a parità di numero di giri, questa qua produce più pressione rispetto a questa qua corta. Quindi questo va a confermare che lo sviluppo assiale della ventola incrementa la pressione generata. Per farvi vedere velocemente, se noi per esempio prendiamo a 23 e 43 di pressione, che è circa questo, 23 e 23, qui gira 7600 giri. Qui gira a 7300 giri. Ci sono 300 giri di differenza. Prendiamo questo qua, 20 e 94, 20 e 37. Qui siamo a 7160. Qui, avendo più pressione, siamo a 6960. Sono 200 giri di differenza. E così anche con gli altri valori. Quindi questo conferma il fatto che uno sviluppo assiale aiuta a creare pressione. Ora
Da questa versione e quella finale ho ottimizzato l'ingresso. È un errore che ho fatto fin dall'inizio perché ho sbagliato i calcoli. Qua me li sono rifatti al volo e ho visto che avevo sbagliato di 2,5 mm l'altezza. Quindi ho sistemato l'altezza, rifatto il test. Ed effettivamente abbiamo un miglioramento abbastanza evidente. Qui arriviamo praticamente a 29, siamo quasi a 3 grammi per centimetro quadrato di pressione, e qui arriviamo a 26. Qua ho avuto un po' di problemi perché la ventola iniziava a scivolare sull'albero del motore. Comunque, intorno ai 26. Ora, se vogliamo mettere RPM e pressione su un grafico, abbiamo un grafico di questo tipo. Se qua mettiamo la pressione e qua mettiamo gli RPM, praticamente l'andamento della ventola è una curva che va leggermente in su, così. Praticamente se noi ne so, facciamo un esempio: per 500 giri di differenza, a bassi giri abbiamo, che ne so, un più 1 di aumento di pressione. Più aumentano i giri, per la stessa differenza di giri abbiamo un aumento maggiore di pressione. Ovviamente questa curva avrà un punto dove si fermerà. Anche aumentando il numero di giri non avremo incremento di pressione. Quindi diciamo che noi nei test siamo arrivati a 8.000 giri, e come pressione siamo a 29 mm H2O. Quindi per concludere, ragazzi, da quest'ultimo disegno tiro fuori quelle che metterò in un kit. Sarà un kit dove ci sarà una copertura che finisce con un quadrato da 80x80, che coprirà la ventola e avanzerà di 3-4 mm. E ognuno si creerà il supporto motore in un quadrato e poi ci aggancerà la copertura in maniera che ognuno possa montare motori di diverso tipo. Ora, per l'aggancio motore, non so bene che strategia adottare, perché molti motorini di questo tipo hanno l'asse a 2 mm, poi quelli più grossi ce l'hanno a 3,5. Poi mi pare che quelli dei droni hanno la vite M6. Quindi un asse da 6 mm.
Non so se fare tipo queste 2, 3,5 e 6 mm oppure fare un qualcosa di più generico. Non so se avete delle idee per fare un aggancio generico che possa andare bene a vari motori. Lasciate nei commenti. Quindi farò questa versione più quella allungata, diciamo che la versione corta è meglio dove abbiamo bisogno di alta pressione ma non di tanto flusso, per cui zone molto occluse, mentre quella sviluppata più assialmente è meglio dove abbiamo bisogno che ci sia anche un flusso, quindi abbiamo bisogno di una pressione maggiore, ma sufficiente lo stesso a spingere un certo flusso d'aria. Quindi, non lo so, in situazioni dove c'è meno occlusione. Per questo video è tutto. Ciao, al prossimo video.